A Milano per la prima volta è stato utilizzato con successo il software Sari per arrestare una persona. Grazie a questo sistema di riconoscimento automatico delle immagini, gli agenti della Questura di Milano hanno eseguito il fermo di un rapinatore seriale di farmacie. Gli investigatori della squadra mobile hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un italiano di 39 anni, pluripregiudicato, ritenuto l'autore di tre rapine commesse il 2, il 3 e il 19 settembre ai danni di altrettante farmacie nella zona di via Padova, nel capoluogo lombardo. I poliziotti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e, attraverso il sistema automatico di riconoscimento delle immagini, hanno individuato un profilo compatibile con l'autore dei colpi. Nel servizio viene mostrato il suo funzionamento. Il sistema è riuscito a identificare il volto del 39enne grazie a una complessa rete di algoritmi che in poco più di un secondo analizzano milioni di foto e impronte digitali contenute nel database della polizia. Il rapinatore ha agito sempre con lo stesso modus operandi. Entrava nelle farmacie, dichiarava di avere un'arma nella tasca posteriore dei pantaloni, anche se in realtà non l'ha mai mostrata, e si faceva consegnare l'incasso.